Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi vedete in una situazione un pochino insolita perché sono in auto. E mi vedete in auto perché sto andando a Udine, cioè sono già a Udine in realtà, al primo allenamento di Quidditch in Friuli. Se vedete questo video in realtà è tutta colpa di Simone Fancazzista, che è il primo che ha parlato di Quidditch su YouTube. Spero di riuscire a portarvi alcuni video, visto che non posso allenarmi, vado solo giusto per fare presenza e mi è stato anche chiesto di fare alcune foto. Io vi lascio in descrizione, oltre ai link ai miei social, anche quelli per mettersi magari in contatto con qualcuno dell'organizzazione, in modo tale se volete partecipare anche voi o se volete sapere se dalle vostre parti c'è una squadra. Noi ci vediamo appunto con le riprese, che se riuscirò a farle, e altrimenti ci vediamo con alcune foto oppure direttamente con la fine del video. Questo pezzo del video è fatto il giorno dopo perché era buio quando abbiamo finito, quindi non avreste visto niente mentre ero in macchina. Bello, assolutamente secondo me da provare. Purtroppo io non mi posso allenare ancora perché devo ancora fare l'operazione, però comunque sia mi hanno un pochino coinvolto, sia me che anche un altro ragazzo che anche lui non ha qualche problema e non può allenarsi, come arbitri barra fotografi, in modo tale da documentare gli allenamenti. Eravamo un bel gruppetto, eravamo circa una decina di persone. Alla fine siamo andati a berci una cosa. Dobbiamo ancora decidere il nome della squadra, ma ci vorrà comunque un po' di calma. Non vedo l'ora di provare. Io spero che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Vi ricordo che appunto in descrizione vi lascio il link alla pagina Facebook e al gruppo se siete interessati a partecipare appunto agli allenamenti di Quidditch a Udine. Nel frattempo vi faccio anche vedere, visto che ho qualche ripresa, il falò del mio paese. Vi ricordo che in descrizione trovate anche i link ai miei social. Se vi è piaciuto questo video potete lasciare un bel like, potete anche condividerlo con i vostri amici. Se avete qualche curiosità, qualche domanda sul Quidditch, qualche richiesta, potete lasciarmela in un commento. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!